Allora io direi di riprendere questo lungo pomeriggio, quindi in attesa di poter che il tappeto sia pronto, e invece di intrattenervi con la pubblicità riprendiamo un discorso che a noi sembrava molto interessante, allineato con i temi di questo convegno. In realtà l'idea mi venne da una conversazione parecchio tempo fa con Mauro Calise, professor Calise, parlando appunto del convegno e parlando del fatto che mi sarebbe piaciuto coinvolgere il professor Grigina, Carlo Grigina. Le conseguenze della crisi, le conseguenze politiche della crisi hanno avuto vari aspetti. Sicuramente nel caso italiano uno degli aspetti più immediati, se vi ricordate, fu la crisi del governo Berlusconi e la sostituzione con il governo tecnico di Monti. Da lì, dopo le elezioni del 2013, si sono avuti altri due governi, il governo Letta e il governo Renzi. In realtà c'è una continuità in queste tre esperienze che è stata toccata un po' anche dall'intervento del professor Morlino, cioè la sospensione del bipolarismo, cioè di quella logica dell'alternanza che comunque aveva caratterizzato a spizzichi e bocconi e con qualche incertezza quella che abbiamo chiamato la Seconda Repubblica e sicuramente gli ultimi 15 anni, e dall'altra parte ritorna la tradizione, la prassi di coalizioni post-elettorali, con un ulteriore colpo alla crisi, alla tenuta dei partiti tradizionali, per certi versi. Il professor Figini, il nostro ospite, in qualche modo in quegli anni si è trovato in una posizione molto privilegiata, da studioso, ma anche ovviamente da decisore, nella qualità di ministro della coesione territoriale durante il governo Letta. Si è molto discusso anche della continuità proprio specifica a questo ministero anche con il governo Monti, con il ruolo di Fabrizio Bacca e il tema delle politiche per il meridione, per il mezzogiorno, il rapporto tra mezzogiorno e settentrione centro-nord. Ci sembrava molto utile e interessante il confronto con il professor Grigina, appunto perché metteva assieme il punto di vista del decisore e il punto di vista dello studioso. Il professor Grigina non ha, anche per noi politologi, bisogno di particolari presentazioni. È uno dei più autorevoli esponenti di quel filone che forse a cavallo per certi versi tra sociologia economica e scienza politica, appunto di politica delle forme, di intreccio, di interdipendenza tra dinamiche economiche e sistema politico. Il suo manuale Sociologia Economica è ricco di capitoli molto utili per chi si occupa di scienze dell'amministrazione o per chi si occupa di politiche pubbliche e scienza politica. Ma ha scritto anche dei libri molto vicini al tema del quale ci occuperemo oggi e anche nella tavola rotonda di domani. Non c'è nord senza... ho portato il libro con me, però ce l'ho in borsa. Bene, non c'è nord senza sud. E lì una cosa interessante in questo libro, riletto non per l'occasione di oggi, ma riletto qualche anno fa, quando questo TG era appunto ministro per la coesione territoriale, e che specialmente nella parte più propositiva, nella parte finale, venivano fuori dei temi che poi mi è capitato di riascoltare, di ritrovare in alcuni documenti ufficiali, anche in alcune interviste del professore Riccardo Grigina. Quindi, questo doppio livello strettamente interdipendente. Io a questo punto però aprirei questa conversazione lasciando la parola a Daniele, poi mi ricollego in un secondo momento. Grazie. Innanzitutto è davvero un grande piacere e fonte di ispirazione, anche di riflessione, poter dialogare di questo tema che è lo scienziato sociale nella stanza dei bottoni. Insomma, chiunque di noi si sia trovato a dover veicolare la conoscenza che costruiamo con la nostra ricerca all'interno delle decisioni si trova almeno
po' di problemi di fronte e mi piacerebbe insomma, che su un paio di essi poter appunto dialogarne adesso. Il primo, di certo nelle scienze sociali, nel loro DNA, c'è una profonda consapevolezza o comunque un pensiero critico e molto dibattuto storicamente di tipo epistemologico e metodologico, che tipo di conoscenza produciamo e che cosa possiamo fare con questa conoscenza, quanto essa ci possa aiutare, non dico nelle predizioni, ma quantomeno nel dare un orientamento alle nostre azioni sugli affari umani, diciamo così. Allora, la prima cosa che comunque salta immediatamente alla mente se si pensa ad uno scienziato sociale nella stanza dei bottoni è che cosa si prova e che cosa si cerca di fare nel momento in cui si tocca con mano lo iato forse ineliminabile tra la progettazione della decisione che nasce naturalmente da una onestà intellettuale, la profondità della ricerca, la conoscenza e poi la realizzazione che si deve immediatamente calare in un contesto politico dove la conoscenza stessa diventa oggetto di, non voglio dire negoziazione, ma diciamo riscrittura. Beh, anzitutto grazie per l'invito, molto onorato, mi fa molto piacere di essere qui con voi a questo vostro convegno, grazie anche per la presentazione molto generosa. Permettetemi subito però, prima di entrare adesso nel merito della questione, una battuta diciamo, sul titolo che avete scelto per questa nostra conversazione. È un titolo molto impegnativo, nel senso che già la parola scienziato sociale mi mette un po' mi intimidisce un po', ma ancora di più l'idea di essere stato nella stanza dei bottoni, nel senso che se ci fosse una stanza dei bottoni probabilmente difficilmente avrebbero fatto entrare lei in questa stanza. Comunque, diciamo, questo problema però si risolve nel senso che la stanza dei bottoni non c'è. Io l'ho cercata ma non l'ho trovata e del resto lo stesso Nenni, che vi ricorderete nel lontano 62 coniò questa espressione, ben presto si rese conto che la stanza dei bottoni non c'era e lo riconobbe poi più tardi nei suoi diari. Però diciamo, prima di entrare nel merito, che cosa personalmente si sperimenta quando si tenta con un background come il nostro di realizzare qualche cosa trovandosi in quel ruolo? Io credo che appunto si verifica come non ci sia una stanza dei bottoni, però se si vuole fare qualche cosa bisogna entrare e uscire da molte stanze. E queste stanze non sono solo quelle della politica, diciamo, ma sono anche quelle dell'amministrazione, che spesso viene sottovalutata, soprattutto in questa concezione un po' elettromeccanica della stanza dei bottoni, si pensa che basta la decisione politica. Molte stanze, entrare e uscire da molte stanze sul piano politico perché per decidere qualche cosa, almeno questa è stata la mia esperienza, è necessaria una negoziazione con altri attori che sono di solito colleghi con responsabilità connesse a quella che avevo io di ministro per la coesione territoriale, quindi di problemi di sviluppo regionale. E la cosa che colpisce in quel caso, almeno a me ha colpito, è il fatto che non c'è un allineamento basato sul colore politico. Cioè quando si apre una negoziazione a livello di ministri per decidere qualche cosa, quello che prevale è la massimizzazione da parte di ciascun ministro delle risorse controllate dal suo ministero e del potere di controllo. E quindi si apre una contrattazione che a seconda dei casi a volte è molto lunga, altre volte è rapidissima perché ci sono delle finestre di opportunità che bisogna riempire e che spesso viene arbitrata a seconda dello stile decisionale dal Presidente del Consiglio. Ma dicevo prima che questo non basta per riuscire a fare delle cose, bisogna entrare e uscire dalle stanze dell'amministrazione. Ora io credo, qui diciamo, sono temi che voi conoscete bene meglio di me,
E di solito si pensa al rapporto con l'amministrazione come un rapporto che interviene nella fase di decisione o implementazione, in italiano non esiste, insomma ormai lo usiamo, delle decisioni. In realtà quello che io ho sperimentato è che il rapporto con l'amministrazione è importante, forse prima ancora della negoziazione politica, perché c'è una fortissima simmetria informativa tra il responsabile dell'indirizzo politico, cioè il ministro, e le sue stesse strutture burocratiche, che non rivelano informazioni importanti o le rivelano in modo distorto, perché tendono a mantenere un comportamento di tipo tradizionale, non vogliono che vengano rimessi in discussione gli equilibri, nel caso dello sviluppo regionale per esempio, le reti di relazioni che hanno con altre burocrazie, le burocrazie regionali o le burocrazie di Bruxelles, e quindi tendono a non rivelare tutte le informazioni o a rivelarle in modo distorto. Questo vuol dire che per uno che vuole cercare di fare delle cose, che ha delle idee in proposito, vuol dire studiarsi tutte le notti i dossier su cui bisogna lavorare per ridurre al massimo e non farsi prendere in castagna dalle stesse proprie strutture amministrative. Detto questo, diciamo, vengo adesso all'aspetto più specifico della domanda, che se capisco bene è che cosa si prova venendo da un'esperienza, diciamo, nel campo della ricerca sociale, quando nel nostro campo, come hanno fatto adesso i colleghi, da ultimo Maurizio Ferrera, si fanno delle ipotesi di interventi, di implicazioni dal punto di vista, diciamo, delle politiche, del lavoro di ricerca che si fa. E che cosa succede quando uno poi si trova a praticare queste cose? Allora, la mia impressione, la mia esperienza, che è stata peraltro molto breve, meno di un anno, la mia esperienza e la mia impressione è che da un lato, diciamo, per le materie di cui mi sono occupato io, che poi sono anche quelle alle quali ho lavorato nell'altro mestiere di ricercatore sociale, diciamo, in questo campo quello che io ho visto è da un lato una conferma. La conferma di che cosa? Di quello che noi un pochino crediamo di sapere, cioè di come sono importanti nell'economia e nello sviluppo i fattori relazionali, socioculturali, relazionali e istituzionali, quindi le regole formali e informali. Da un lato c'è una conferma di questa cosa qui, dall'altro però viene fuori nella pratica, cercando di sviluppare le implicazioni sul piano politico delle politiche di questo, viene fuori che cosa? Una forte difficoltà a trovare, diciamo, il modo di praticare sul piano delle politiche queste cose. E cioè, quindi, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, lo sviluppo, intervenire su aspetti più istituzionali che riteniamo siano cruciali. In realtà in questa difficoltà, dirò tra un momento, si inseriscono gli economisti. Con il loro armamentario tradizionale riescono a dialogare più facilmente con gli interlocutori politici, ma anche con i gruppi di interesse, e alla fine si fanno portatori di soluzioni che appaiono ragionevoli, praticabili nel breve periodo, meno costose politicamente, perché non modificano le regole e quindi non determinano una mobilitazione di interessi i quali si possono sentire, diciamo, colpiti o minacciati da un cambiamento delle regole. Non importa se dopo qualche mese o qualche anno si scopre che queste misure non hanno portato tutti i benefici che si pensava che portassero, però nel breve periodo hanno minori costi politici e soprattutto la loro, diciamo, capacità di incidere sulla realtà è molto più rapida. Faccio un esempio per capirci, se no il discorso rischia di essere astratto. Le cose che dicevo prima sull'importanza dei fattori relazionali e istituzionali portano a un certo tipo di politiche. Che cosa voglio dire? Voglio dire che anche da quell'osservatorio si conferma il fatto che oggi, diciamo, l'organizzazione dell'economia e lo sviluppo è un fatto che è sempre più collettivo, cioè un fatto che è meno aziendale, come era quello che chiamavamo fordismo,
dipende dalla capacità di fare attori diversi e attori privati e attori pubblici. Quindi richiede, se io voglio fare una produzione di beni e di servizi competitivi nella situazione della globalizzazione, devo riuscire a mettere insieme un gruppo di attori competenti, ma che si possono fidare gli uni degli altri, perché i costi di transazione potenziali, nel modo in cui è organizzata oggi l'economia, crescono moltissimo. Allora, se io traggo le conseguenze da questo, devo dire, in termini di politiche, per esempio, prendiamo la gestione dei fondi europei, dobbiamo cambiare le regole, cioè il modo in cui è organizzata questa cosa, per migliorare la capacità di offerta di beni collettivi, infrastrutture, servizi, digitalizzazione, capitale umano, lotta alla povertà, che aiutano ad abbassare complessivamente i costi di transizione di un territorio. Questo qua è molto più complicato, dicevo prima, perché i costi politici sono più elevati e i tempi per avere vantaggi di tipo collettivo su questa cosa sono molto più lunghi. Ecco che nel breve periodo arriva l'economista con il suo cassetta degli attrezzi e dice: beh, c'è un territorio che ha un sacco di problemi dal punto di vista delle infrastrutture, non ci si arriva bene, la scuola non funziona, c'è la criminalità organizzata, che possiamo fare? Diamogli dei bei incentivi alle imprese che sono lì o a quelle che devono venire. Ora non si parla di incentivi da ultimo, ma si sta parlando di sgravi fiscali. Compensiamo con questa roba la situazione di diseconomie esterne che ci sono, e la situazione va avanti. In realtà poi sappiamo che non è stato così, nel senso che nel tempo, tutte le volte che si è presa questa strada, adesso sembra una grande innovazione parlare di sgravi fiscali mirati per il Sud, ma per anni il Sud ha avuto la fiscalizzazione dei contributi sociali e non mi pare che i risultati poi siano stati... Ricordo, c'era una bellissima intervista del responsabile della Fiat Meridiana tempo fa su questo. Quindi, concludendo, diciamo, quando uno viene dal nostro mestiere e arriva lì, vede l'importanza degli aspetti socioculturali, relazionali e istituzionali in senso lato. Si pone il problema di intervenire su questo, ma in realtà vede che è molto più difficile e complicato, perché è più costoso politicamente e più lungo per avere vantaggi. Allora, concludo dicendo che il tentativo che stavo facendo io personalmente, non è detto che sia la cosa che funzioni di più, ho cercato di conciliare le due cose, cioè dire, siccome c'è anche una problematica ineludibile di interventi antirecessivi, anticiclici nel Mezzogiorno, usiamo pure delle ricette di politica economica più tradizionali. Per esempio, riprogrammiamo i fondi europei che non si riesce a spendere, cercando di toglierli alle regioni che vogliono mantenerli comunque, anche se sanno benissimo che non li spenderanno, e mettiamoli su alcune cose di impatto immediato. Però attenzione, cercando di limitare gli effetti distorsivi. Cosa voglio dire? Se devo fare degli incentivi, meglio automatici che discrezionali, ma meglio sostenere il fondo di garanzia che aumenta il credito per le imprese piuttosto che gli incentivi. E d'altra parte, combinare con queste azioni l'impostazione, però non mi è riuscita, di cambiamento delle regole. In particolare io mi sono occupato del cambiamento delle regole dei fondi europei, su cui ora adesso avremo occasione di parlare. Allora, abbiamo detto che la stanza dei bottoni non c'è, no, però ci sono dei bottoni, si prendono delle decisioni, e mi pare di capire anche che in realtà questi bottoni sono differenziati, cioè ci sono parti o partizioni di questa stanza ideale dei bottoni che noi usiamo come concetto molto astratto, che sono tipo più politico, sono delle arene di negoziazione, di composizione di interessi. E poi ci sono invece delle parti di tipo amministrativo, all'interno delle quali pure ci sono gli interessi che devono essere composti. Però la mia domanda vuole insistere su le diverse discipline che
in un'azione di governo, diciamo così, prendendo dentro la progettazione, l'attuazione, la valutazione delle politiche pubbliche, prendendo dentro tutto, le diverse discipline che concorrono a fornire strumenti. E allora la domanda, si diceva agli economisti, ma c'è un'altra disciplina che inevitabilmente viene in mente, soprattutto quando si parla di pubblica amministrazione e in particolare di una pubblica amministrazione che volentieri si orienta verso il formalismo, il proceduralismo, insomma l'insistenza sulle procedure per forse mascherare poi, o forse per tutelarsi, o magari perché culturalmente è preparato così, insomma i ministeri sono diversi da questo punto di vista, insomma che rapporto c'è tra lo scienziato sociale che si concentra sui fattori culturali, istituzionali, relazionali e i giuristi, soprattutto il giurista con competenze di tipo amministrativo che all'interno di queste stanze, questi bottoni più amministrativi, di fatto fornisce conoscenze con cui chi ha responsabilità politiche deve interfacciarsi e non c'è scelta. Quindi sì. È un matrimonio difficile? È un matrimonio difficile, nel senso, io non ho citato i giuristi, ho citato gli economisti dal punto di vista del contenuto delle decisioni, però non c'è dubbio che i giuristi da sempre dominano il processo decisionale, perché hanno nelle mani lo strumento col quale si prende lì la decisione, cioè se io devo decidere di introdurre l'agenzia per la coesione territoriale ho inevitabilmente bisogno di un esperto tecnico dal punto di vista del diritto amministrativo, del diritto costituzionale, del diritto pubblico, che mi aiuta a scrivere quella cosa lì. Quindi diciamo, io davo per scontato che c'è un dominio, diciamo, molto forte del giurista e con tutto quello che questo vuol dire, cioè dire con una attenzione ad aspetti procedurali, a formalismi eccetera eccetera, che va messa in conto. Però mentre questo non mi ha stupito venendo dal mio background, dalla mia esperienza precedente, mi ha colpito molto di più la difficoltà a portare avanti delle decisioni che sono, diciamo, credo comprensibili molto a chi fa il nostro lavoro, non solo al sociologo ma anche al politologo, di fronte a come è strutturato il processo decisionale. È lì che secondo me c'è un aspetto che è sottovalutato, cioè noi siamo consapevoli di come sia importante la dimensione socio-relazionale e istituzionale, non abbiamo probabilmente riflettuto abbastanza, questo è quello che adesso io come effetto, diciamo, di follow up di questa esperienza vorrei un po' fare, a come, diciamo, ci siano delle difficoltà specifiche, soprattutto in Italia con i nostri governi, perché se il governo ha un orizzonte di un anno e mezzo, eccetera, tutto quello che ha a che fare con questioni più complicate di rilievo istituzionale inevitabilmente tende ad essere messo in una linea, seconda linea, o in una linea di difficoltà. L'abbiamo evocato più volte il comitato di pietra e il mezzogiorno, la questione meridionale. Quest'estate, in un clima un po' alveare, a un certo punto, credo a fine luglio, l'anticipazione del rapporto Svimez ha tracciato un quadro drammatico, pesante della situazione del mezzogiorno. Ancora una volta un paese diviso e diseguale, un sud che scivola indietro e durante gli anni della crisi, questo processo di, diciamo, ulteriore indebolimento dell'economia, oltre che della proprietà del meridione, è stato particolarmente accentuato su tutti gli indicatori, dall'andamento del PIL, dai consumi delle famiglie, eppure di fronte a questo scenario, qui appunto il mezzogiorno si presenta così, in maniera abbastanza critica, e considerando che il tema viene poi ribaltato anche dall'intervista di Saviano, questo ormai potrebbe essere anche un altro caso, cioè l'intervista di Saviano ha più successo, anzi l'articolo di Saviano, che l'anticipazione stessa del rapporto. Senza quello non ci sarebbe stata, esatto, la direzione del mercato. Perfetto, questo era un punto interessante, anche questo dal punto di vista politologico andrebbe, come dire, forse delle politiche della costruzione dell'agenda che abbiamo preso in considerazione. In realtà la questione della detematizzazione, della repubblicazione del mezzogiorno
dall'agenda decisionale, se non pubblica, non è una questione, diciamo, degli ultimi mesi o degli ultimi governi. È una questione che forse ha accompagnato sostanzialmente dal 94, quello del periodo che noi chiediamo della Seconda Repubblica. È una questione centrale in tutti i governi Berlusconi, diciamo dalla scomparsa o dalla ridestinazione dei fondi FAS fino ad arrivare poi al governo Renzi e alla eliminazione proprio del Ministero della Coesione Territoriale, che ha fatto discutere molti economisti. Domani tra l'altro Viesti è un critico di questa scelta, avrà modo forse di dire qualcosa. Ecco, in questo scenario abbiamo notato una situazione che si è ulteriormente aggravata, un mezzogiorno che sembra ritornato a 10-15 anni fa, che non cresce, cresce molto di meno, e dall'altra parte una derubricazione della questione meridionale. È veramente così? Questa immagine, diciamo, della, una sostituzione a una questione meridionale, a una questione settentrionale, dal suo punto di vista è veramente avvenuta? Cosa ci può dire? Punto importante, io separerei un momento nella domanda, diciamo, gli aspetti di che cosa sta succedendo nel mezzogiorno oggi, dalla prima parte, cioè la derubricazione, perché, come ha detto ancora di recente il presidente Prodi o anche il presidente Napolitano, il mezzogiorno è uscito dalle priorità politiche del paese, è uscito da tempo da questo, come tu dicevi, sicuramente nell'arco dell'ultimo ventennio. Io penso, la questione è complicata, ma non voglio prendere troppo tempo. Io penso che ci siano due cause, cioè questo è un dato incontrovertibile, mi sembra, che sia uscito come priorità dall'agenda politica. Credo che ci siano due cause. Una ha a che fare con quello che tu evocavi, mi pare, nella tua domanda, e cioè con l'influenza del cosiddetto berlusconismo dei governi di centrodestra nell'ultimo ventennio. Questa esperienza ha coinciso con l'emergere, vi ricorderete tutti, della questione settentrionale, che era un concetto che prima non esisteva, e le due cose vanno insieme. Perché? Probabilmente perché il berlusconismo esprime in realtà una parte importante di quell'esperienza è la mobilitazione di ceti produttivi nel centro-nord legate allo sviluppo di piccole imprese, dei distretti, le cose che sappiamo, che a un certo punto si sentono stretti in quello sviluppo, nel senso che sono pressati da un aumento della pressione fiscale che forse non ci abbiamo fatto molto caso, ma si è concentrato negli anni 80 e quindi ha avuto un effetto poi anche una ripercussione da parte di chi queste tasse le doveva pagare, ma anche la difficoltà che l'aumento della pressione fiscale comportava, accompagnandosi alla difficoltà, divenuta poi impossibilità con l'euro, di svalutare. Allora c'è una mobilitazione di cui la Lega naturalmente è parte, ma anche lo stesso, una componente importante del berlusconismo è parte. Questo porta, diciamo, necessariamente a ribaltare un po' le cose, a parlare di questione settentrionale, porta anche, e di federalismo come sapete, su cui poi in modo acritico la stessa cultura politica della sinistra si è adeguata senza nessuna riflessione approfondita, ha inseguito un po' la Lega e Berlusconi su questo. Questa situazione però ha portato, diciamo, a togliere l'enfasi dal discorso sul mezzogiorno da parte soprattutto dei governi di centrodestra, ma il punto che vorrei fare è che in realtà questo si è accompagnato a uno spostamento di risorse che pure c'è stato, tu citavi FAS, l'esperienza di Tremonti, certamente c'è stato uno spostamento di risorse, di investimenti pubblici più a favore del centro-nord in quegli anni, ma io credo che si possa dire che in realtà ciò che non è stato cambiato sono i grandi assi di redistribuzione, cioè il modo in cui il Mezzogiorno è inserito nello sviluppo complessivo del paese. La Banca d'Italia ha stimato che da decenni c'è una redistribuzione pari a circa 60 miliardi di euro al valore attuale, all'anno. Quindi
cosa hanno fatto questi governi di centrodestra? In realtà non sono intervenuti su questi grandi flussi di redistribuzione, che significa l'espansione del welfare e il modo in cui alcuni diritti di cittadinanza, bene o male, devono essere garantiti in tutto il paese. Non sono intervenuti in realtà su questo e non sono intervenuti sul modo in cui queste risorse redistribuite venivano utilizzate dai governi regionali. Perché questo? Questo porta adesso al secondo fattore della mia risposta, ma anticipiamolo subito. Vi ricordate la Sicilia 61, 2001? È evidente che c'è un problema anche per i governi di centrodestra di forte consenso al sud. Quindi come se ne esce da questo punto di vista? Certamente enfatizzando l'impegno, la discussione a livello mediatico soprattutto sul problema del mezzogiorno, ma siccome è molto costoso politicamente intervenire sui meccanismi duri della redistribuzione, perché comportano un costo politico molto forte alla periferia, Berlusconi da questo punto di vista, i suoi governi e lo stesso Tremonti non hanno fatto granché. Quindi è scomparsa dal punto di vista mediatico e dell'agenda politica, ma non nei meccanismi tradizionali di inserimento del mezzogiorno nello sviluppo nazionale. Questo mi porta brevemente al secondo punto della risposta che ti darei, che però è un punto centrale, che non ha una colorazione partigiana, cioè non si riferisce solamente ai governi di centrodestra, ma in generale ai nostri governi, quale che sia il colore politico. Il problema qual è? Il problema è che questi governi da tempo, ma il meccanismo è rintracciabile anche nella storia pre-repubblicana, hanno usato e usano il mezzogiorno come una sorta di esercito elettorale di riserva. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che col dopoguerra, quando si è allargato lo Stato sociale, sono aumentati, non dovete guardare gli interventi economici speciali, dovete guardare l'intervento ordinario, è da lì che passano 60 miliardi di redistribuzione. Quando è successo questo e contemporaneamente è aumentato in tutto il paese il potere, sono state fatte le regioni, è aumentato il ruolo del potere locale, si è costituito un meccanismo micidiale per cui il centro, in parte consapevolmente, in parte come effetto diciamo automatico di queste misure di welfare, ha redistribuito risorse imponenti a un potere locale e regionale che cresceva di peso senza inserire nessun elemento di reale controllo, valutazione sull'efficacia di questa redistribuzione. Quindi il problema di cui oggi si discute, spesso si dice ah no, non ci sono, in realtà la redistribuzione c'è ed è imponente. Il punto è che è un fatto normale in un paese che ha un grosso squilibrio territoriale. Ciò che è anormale è che questa redistribuzione che va avanti, ripeto, dati Banca d'Italia da decenni, non riesce a innescare una riduzione della dipendenza da questa droga, diciamo, chiamiamola così. E perché non ci riesce? Perché il centro redistribuisce, ma torniamo al problema dei tempi e dei costi dell'intervento istituzionale, i governi non ci mettono mano al mezzogiorno, compreso credo finora, ora vedremo cosa succede, il governo corrente, perché è troppo costoso politicamente rompere i rapporti centro-periferia, i governi hanno un orizzonte molto limitato, i vantaggi che potrebbero introiettare si proiettano nel lungo periodo, i costi politici sono alti. Questo a mio avviso è non solo una diagnosi che non è economica del problema del mezzogiorno, le cause sono istituzionali, hanno a che fare con le regole formali e informali e con i rapporti, con le regole formali e informali dei rapporti centro-periferia. Quindi il problema non è economico, è un problema istituzionale che va avanti da tempo, ma che per i motivi che ho cercato di dire in modo molto semplificato non viene affrontato. E quindi diciamo è scomparsa la questione meridionale come questione centrale nell'agenda politica. Ma perché? Perché non solo i governi di centrodestra, ma direi anche gli altri governi, hanno difficoltà ad affrontare il problema sul piano del costo politico. Questa secondo me è la,
la risposta, diciamo, al perché non è una priorità politica, anche se ci rendiamo conto, credo che anche gli esponenti più accorti dei diversi governi si rendono conto che un paese che ha un terzo della popolazione, oltre 20 milioni di abitanti, che equivale a molti più paesi del Scandinavi e del Nord Europa insieme, se non si risolve, se non si affronta efficacemente questo problema, voglio dire, se non si riducono i 60 miliardi, se non si impedisce che la criminalità organizzata sempre di più dalle basi meridionali va verso il nord, se non si affrontano questi problemi, l'Italia non riparte, non esce dalle crisi. Questo qualcuno più accorto lo capisce bene, ma i vincoli strutturali della nostra politica, dei nostri governi, impediscono di trarne le conseguenze. Io un attimo continuerei su questo punto, perché da recenti interviste, anche credo quest'estate, tu hai sottolineato come uno dei, diciamo, fattori esplicativi di questa dinamica, di questo circolo vizioso, è il ruolo di una classe politica predatoria. Una classe politica assolutamente discrezionale nell'allocazione delle risorse e della centralità degli scambi tra classe politica locale e nazionale. Qui mi pone due questioni. La prima è una questione un po', come dire, classica nelle scienze sociali, questa enfasi sull'analisi del ruolo della politica e dei fattori istituzionali. Come si coniuga con l'altra grande interpretazione culturalista, no? Il tema del capitale sociale, della quale parleremo anche domani con Roberto Cartocci. Tu nel tuo libro Non c'è nord senza sud hai dato una risposta, però mi sembra interessante. E d'altra parte questa centralità della classe politica, chiamiamola così, predatoria, mi ricorda molto nella dinamica, nella meccanica, come nel meccanismo di funzionamento causale, mi ricorda molto le classi politiche estrattive e le istituzioni estrattive di cui dal 2009 in poi ci hanno parlato Smaug e Robinson nel loro libro One Nation Fed, mettendo tra l'altro in come dire, enfasi una lettura istituzionale o politica istituzionale rispetto a una lettura di tipo esclusivamente culturalista. E poi ci sarebbe una piccola appendice in questa cosa, ma in parte hai già risposto all'inizio, ma mi sembra interessante. E in tutto questo, che ruolo ha in questi meccanismi, come dire, predatori o estrattivi, la burocrazia? Per esempio, per chi osserva la dinamica dalla Sicilia, con tutto ciò che vuol dire in termini di fantasie, di apparati burocratici, di burocrazie diverse, che tende ad autoriprodursi quasi indipendentemente dalla classe politica, forse l'idea che esista solo una classe politica predatoria o estrattiva è un po' debole. Nel libro, ma anche in altri interventi, tu peraltro li chiamavi anche un altro attore, rifacendoti a Max Weber, ma forse questo potrebbe essere oggetto di un'altra domanda, cioè il ruolo del capitalismo politico, il ruolo di un capitalismo in cui un intreccio tra economia e mafia, organizzazione criminale, per intenderci, che è un altro fattore, un altro attore che altera questa dinamica. Quindi diciamo due questioni: che rapporto c'è tra la dimensione istituzionale, politica e la prospettiva culturale, tra gli attori, se accanto alla dimensione politica, agli attori politici, alla classe politica, non debba essere appunto adeguatamente collocata quantomeno la burocrazia apicale e non dico appunto i cimereti clientelari mafiosi economici, gli imprenditori appunto a dimensione criminale, che tu peraltro richiami nel libro rifacendoti appunto a Max Weber. Dunque, la cosa è molto complicata, devo cercare di stare un po' troppo nei tempi, un po' nei tempi, per non poi disturbare anche la vostra. Allora, partiamo un momento da Acemoglu. Benissimo, adesso va di moda usare la terminologia di Acemoglu, però diciamo nell'ambito della sociologia economica, perché? Perché è un economista che scopre le istituzioni. Siccome l'ha scoperto un economista, apriti cielo. Però queste cose, ti assicuro, ma tu lo sai bene,
che da 20 anni e 30 anni circolano nella sociologia economica, nella politica economica comparata, non in quella di taglio, diciamo, public choice, ma in quella di taglio più europeo, queste cose hanno circolato. Detto questo, ben venga che anche i colleghi economisti si rendano conto dell'importanza dei fattori istituzionali. Peraltro, secondo me, venendo adesso ad esempio del Mezzogiorno, che spiega quello che sto per dire, Acemoglu e compagni usano questa chiave istituzionale in modo riduttivo, perché la separano da una dimensione più culturale e relazionale. Mentre secondo me, almeno il tentativo che ho fatto io in questi anni di cercare di darmi una spiegazione di questo annoso problema che non si riesce a risolvere, cerca di collegare le due cose. Facciamo un esempio perché altrimenti non, il discorso resta astratto. Dicevo prima come sia importante per spiegare il persistere del problema il fatto che con l'ampliamento del potere locale e regionale e con i flussi di redistribuzione che sono venuti dall'ampliamento del welfare in Italia, diciamo, si è ampliato il ruolo della classe politica nel mediare risorse che sono state crescenti, che sono state usate in modo clientelare e assistenziale. Su questo mi pare che c'è un largo accordo. Il problema è perché è avvenuto questo, e questo ha a che fare con l'interpretazione a Acemoglu, eccetera. Perché è avvenuto questo? Abbiamo, voi la conoscete bene, un'ipotesi alla Putnam che dice questo è avvenuto perché in realtà domina il voto di scambio, perché manca una cultura civica, e questa cultura civica manca perché non c'è stata l'esperienza comunale nelle regioni meridionali. Qui c'è un tentativo di collegare l'aspetto culturale all'aspetto istituzionale, nel senso che si vede come, lui vi ricorderete, ma è inutile che lo ricordi qui, guarda le regioni, uno stesso disegno istituzionale funzionano in modo diverso. Perché? Perché c'è un software, per così dire, che poi ci mettete dentro, che è diverso, la carenza di cultura civica. Secondo me è limitata sia la prospettiva di Putnam sia quella invece di Acemoglu, che guarda solo alle istituzioni. Che cosa voglio dire? Che in realtà il problema della cultura civica, cioè delle aspettative più universalistiche nei riguardi della politica, è una cosa importante, perché è un vincolo per le classi politiche locali, le quali devono fare i conti. Se voi volete fare il sindaco a Cosenza o a Siracusa, e dovete fare i conti su come si prendono i voti. E l'esistenza di una dimensione culturale e relazionale incide su questo. Ora, Putnam l'ha risposta troppo all'indietro, secondo me. Non nego che ci sia un filo lungo, poi naturalmente i gradini della storia sono sempre ripercorribili. Io andrei un pochino più vicino, questo almeno è la pista su cui ho lavorato, e cioè il momento in cui si allarga la politica di massa, si afferma la politica di massa nel paese, fino all'800 e poi fase successiva. Che cosa è accaduto nelle regioni del Mezzogiorno? È accaduto che mentre nel centro-nord questo processo di avvento della politica di massa si è accompagnato a dei fenomeni di mobilitazione collettiva, cioè il movimento cattolico, il movimento socialista, e questo ha comportato un cambiamento delle aspettative fondamentalmente nei riguardi della politica, non importa se fossero cattolici o socialisti, dov'è. Si chiedeva alla politica la risposta in termini di benessere, di benefici collettivi. Questo è avvenuto solo in parte, è avvenuto poco, nelle regioni meridionali. Quindi noi abbiamo avuto una politica di massa che si è affermata senza una mobilitazione e un corrispondente cambiamento dell'attitudine verso la politica, cioè traducendo le aspettative della politica verso la politica in termini più universalistici, quindi carenza di cultura civica, se volete. Questo è un punto causale importante che meriterebbe di essere ulteriormente esplorato, che contesta l'idea di Acemoglu che la spiegazione è solo istituzionale, perché in effetti noi abbiamo delle istituzioni uguali al nord e al sud. Oppure, se prendete un altro esempio che è citato per esempio efficacemente da Douglas North, i paesi latinoamericani, quando hanno raggiunto l'indipendenza, hanno seguito pedissequamente il modello della Costituzione americana. Perché però lì non ha funzionato come ha funzionato in America? Evidentemente c'è qualche altra roba.
E quindi noi dobbiamo considerare l'interazione tra aspetti istituzionali e aspetti culturali. Questa interazione, secondo me, è fondamentale per capire il comportamento che vogliamo definire predatorio della classe politica locale, regionale. Le regioni sono state un disastro in generale, ma sono state ancora di più un disastro nel Mezzogiorno, perché hanno ampliato il circuito politico, clientelare, assistenziale attraverso il quale ha funzionato la politica. Quindi la mia, poi naturalmente c'è la componente burocratica, ma la componente burocratica io la vedrei nel caso soprattutto di queste regioni come fortemente dipendente e come dire, tributaria della logica politica. Quindi le risorse trasferite, per esempio i fondi europei, diventano il frutto di una intermediazione politico-burocratica che trasforma queste risorse da un importante possibile beneficio in termini di beni collettivi in politiche distributive. Quando non riescono con l'aiuto della burocrazia, succube della politica, a fare questa operazione, perché spesso non è possibile fare, non si spende. Quindi non si spende tutte le volte che i vincoli verso il beneficio collettivo, cioè la produzione di beni collettivi, sono tali che non si riesce, non c'è vantaggio. Tutto quello che si può tradurre invece in politiche distributive va bene. Questo è un po'. Stati evocati diverse volte i fondi europei, è impossibile non fare una domanda su questo, proprio impossibile. Tra l'altro, cui mi sono occupato di più. Sì, ma poi è proprio, insomma, non si può non. E poi sono curiosa, quindi. In realtà, in questo articolo del 10 agosto, lei dice c'è un sud dinamico, c'è. E anche la ricerca empirica sull'utilizzo dei fondi strutturali, che tendenzialmente non brilla per virtuosismo, però mostra, la ricerca empirica, che ci sono differenziazioni importanti nel sud, e che quindi addirittura sud ci dice, quando vogliamo capire come funzionano i fondi strutturali una volta che arrivano all'interno delle regioni, arrivano nei partenariati pubblico-privati, eccetera, generano comportamenti e strategie che sono diverse, e anche i risultati che si ottengono sono diversi addirittura all'interno delle stesse regioni, anche a distanza talvolta di 100 km. Allora c'è un sud dinamico, d'accordo, abbiamo detto sono le istituzioni che fanno la differenza, o forse non si è riusciti ad affrontare il costo politico di mettere mano alle istituzioni che avrebbero facilitato al sud dinamico di essere messo al sistema. Ma qui il punto è un altro. Uno, in che modo lo scienziato sociale può aiutare le istituzioni ad imparare da ciò che sia la ricerca empirica, ma anche la valutazione dei progetti europei, i rapporti che sono stati mandati a Bruxelles chiaramente mostrano, cioè l'ultimo round 2007-2013 di fondi strutturali che sono arrivati alle regioni del sud non ha sicuramente raggiunto gli obiettivi che erano stati dichiarati ex ante, quindi il gap tra preventivo e consuntivo è, diciamo, significativo. Prima domanda, quindi come lo scienziato può aiutare l'apprendimento. Secondo, che cosa secondo lei, da quello che ha potuto vedere, in questo caso davvero, insomma, nella stanza dei bottoni, secondo me ha potuto vedere molto, si può cambiare tenuto conto dei costi politici, cioè si può cambiare in modo sostenibile e verosimile per poter fare sì che almeno alcuni errori commessi nel 2007-2013 non siano commessi nel 2014-2020, posto che siamo già in ritardo con la programmazione. Troppo che non sia compromesso. Ecco. No. Quanto tempo mi dà? No, possiamo prendere il caffè su questo, nel senso. Possiamo riprendere dopo il caffè. No, finiamo. Sì. 10 minuti. Allora, i fondi europei, intanto no, partiamo da una premessa. Il sud è una cosa complicata, non è solo ombre, è anche luci. Sono pezzi dinamici dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, anche dentro le diversità regionali. Qui siamo in una di queste. Punto aggiuntivo, la globalizzazione che ha messo in difficoltà le strutture più fragili dell'industria meridionale, nello stesso tempo sta creando sempre di più delle opportunità,
anche per il Sud, quali sono queste opportunità? Pensate per esempio a qualche cosa di cui si discute sempre poco, l'agricoltura del Sud è il pezzo più forte dell'economia meridionale, molto competitiva con i punti alti dell'agricoltura del centro-nord, l'agroindustria. Per queste cose la globalizzazione sta determinando una domanda crescente di beni di qualità legati quindi a un certo contesto, a un certo territorio, a un certo tipo di suolo, a certi tipi di saper fare, eccetera. Patrimonio ambientale, storico-artistico, una questione annosissima per noi, ma non c'è dubbio che adesso la globalizzazione facendo crescere i ceti medi, abbienti, che poi centinaia di milioni che vogliono viaggiare, eccetera, non vogliono vedere il Vesuvio solo in cartellone di Las Vegas o di Cartapesta, ma vogliono vederlo, vogliono andare. Questo crea di nuovo un altro potenziale. Ci sono pezzi di industria importante, l'avionica, high tech, eccetera. Quindi, diciamo, ci sono delle realtà e delle potenzialità che non sono tutte nere. Nello stesso tempo però è evidente al momento che questa realtà da sola non ce la fa a portarsi dietro un paese di 20 milioni di persone, con tutti i problemi che ha. E ci sono degli adattamenti regressivi, proprio perché non ce la fa. Voi pensate che sarebbe possibile una società con un tasso reale di disoccupazione al 22, ora dice che è al 21, eccetera, sopravvivere? È evidente che ci sono dei meccanismi latenti. Quali sono? Il lavoro nero, che è molto più diffuso, ahimè, secondo me, di quanto le statistiche mostrano, comunque diffusissimo. L'economia criminale, che si sta espandendo, sta esportando fuori. C'è il meccanismo dell'immigrazione istruita, che è micidiale, perché priva delle regioni meridionali della stampella su cui dovrebbero costruire una nuova imprenditorialità. C'è il comportamento demografico, cioè la gente fa sempre meno figli. Allora, ci sono questi adattamenti regressivi, c'è un duello, diciamo, tra la componente dinamica e le potenzialità che questa componente dinamica ha e gli adattamenti regressivi. Qui intervengono i fondi, o dovrebbero intervenire anche le politiche della nostra Costituzione, l'articolo 119, prevede per la coesione territoriale. Come dovrebbero intervenire? Rafforzando la componente dinamica, come? Non con le ricette a breve dell'economista, con tutto il rispetto per gli economisti, torniamo al primo punto che ho sollevato, ma con interventi capaci di incidere sull'assetto istituzionale, formale. Qui c'è la grande partita dei fondi europei. Allora, cercando di sintetizzare una questione molto complicata, non c'è dubbio che, questo lo ricordavi, non hanno funzionato nei cicli precedenti, non hanno funzionato nel 7-13, ora dirò perché rischiano di non funzionare neanche in quello in cui stiamo entrando. Di solito ci si sofferma sulla velocità e capacità della spesa, è una valutazione in parte errata, perché vedrete che alla fine i soldi li spendono quasi tutti, e li spenderanno anche quelli del 7-13. Come? Inventandosi dei progetti fasulli, una vera vergogna, una truffa ai danni dell'Unione Europea e dei cittadini italiani, cioè dei progetti cosiddetti sponda, cioè degli investimenti fatti con i soldi dello Stato nazionale, vengono certificati e fatti passare come cose da finanziare con i fondi europei, perdendo comunque così, oltre alla truffa, tutto il carattere aggiuntivo dei fondi europei. Regioni come, ahimè siamo qui in Calabria, ma Calabria, Sicilia ed altre, si preparano a giocare questa carta. E quindi dicevo, il problema non è tanto la capacità di spesa, è che comunque quello che si riesce a fare con questi soldi è assolutamente inadeguato rispetto a quei problemi di fornitura di beni collettivi per la competitività o beni collettivi dedicati legati alle specificità dei territori che sarebbero necessari per fare prevalere le componenti dinamiche del duello. Allora, il problema diventa perché, la domanda tutti vorremmo, perché non funziona, perché non hanno funzionato? Detto in poche parole, secondo me il motivo di fondo è che è mancata sin dall'inizio una strategia nazionale, che non vuol dire centrale, vuol dire coinvolgere i ministeri,
le regioni, tutti gli attori, intorno a pochi obiettivi ben tarati, con una visione strategica dall'alto, e costringerli, come hanno fatto i paesi che sono riusciti a usare queste cose, a concentrare l'uso di queste cose. Qui devo spendere però una parola, consentitemi, che riguarda l'Unione Europea, perché l'Unione Europea predica bene ma razzola male. L'Unione Europea ci contesta periodicamente il fatto che noi non concentriamo, ed è vero, le nostre azioni con i fondi. Ma lo sapete che cosa fa l'Unione Europea? Me ne sono reso ben conto quando ho fatto questa breve esperienza, che ha coinciso tra l'altro con la fine del vecchio ciclo e col fatto che bisognava chiudere il nuovo accordo di partenariato per il nuovo ciclo 14-20. Bene, mi sono accorto che l'Unione Europea offre un menu a scelta del cliente di 10-11 obiettivi strategici su cui si possono spendere questi soldi, dove praticamente c'è tutto quello che uno Stato nazionale può fare salvo battere moneta e fare la guerra. Cioè voi con quei soldi potete fare quello che volete, perché gli obiettivi coprono tutto il possibile intervento di un'istituzione come lo Stato nazionale. Non solo, ma non c'è un vincolo alle azioni, cioè noi voi non solo potete fare tutto, per esempio nel campo dell'innovazione, ma potete divertirvi a inventarne 200 di azioni fatte passare per l'innovazione, non c'è alcun vincolo. Quindi loro da un lato ci contestano giustamente, però che cosa succede? Che quando voi avete un menu, qui torniamo al problema delle burocrazie, così vasto, vale a tenere fermi i ministeri, le burocrazie ministeriali, le regioni, le burocrazie delle regioni, eccetera, che vedono gli interessi non solo degli imprenditori, dei sindacati, al centro come alla periferia. Ognuno vede, intravede la possibilità di una casellina che gli interessa e la occupa. Quindi in una situazione di frammentazione istituzionale come quella che noi viviamo, che è tipica del nostro paese, questa offerta dell'Unione Europea è micidiale, però di questo si discute poco, quindi riforma dovrebbe significare anzitutto riforma. Dopodiché l'altro grosso problema nostro in questo quadro è che, lo dico rapidamente, abbiamo puntato troppo sulle regioni, non abbiamo costruito dal punto di vista istituzionale una strategia nazionale, che significa coinvolgere le regioni. Vi faccio un esempio: ho avuto una discussione durissima con le regioni, non solo del sud ma soprattutto con quelle del centro-nord, per un progetto di sostegno. Io volevo fare un po' un piano operativo nazionale sull'istruzione per combattere la dispersione scolastica e sostenere l'insegnamento in matematica e in italiano. Bene, molti di questi esponenti regionali sostenevano che questi progetti dovessero essere fatti uno per ogni regione, come se esiste, vi dicevo, un modo di insegnare la matematica in Umbria che è diverso da quello della Calabria, che è diverso da quello della Sicilia. Ebbene, questa è la situazione. Cioè, il ministro per la coesione territoriale non ha in realtà un potere, che non sia di moral suasion, per poter intervenire su questa situazione. Quindi il processo decisionale è una marmellata in cui sono state stabilite quei legami, quelle reti di rapporti, di relazioni, di prassi che ormai sono tradizionali tra le burocrazie centrali, le burocrazie regionali e dei ministeri, che portano inevitabilmente alla frammentazione. Esempio, nell'estate del 2013 avevo tentato in tutti i modi, mettendomici io personalmente, di ridurre le azioni che mi erano arrivate come proposta da queste concertazioni con le regioni e i ministeri, erano 450, le ho ridotte a 50 di mio pugno. Quando il governo ha chiuso e si è chiuso l'accordo di partenariato sono diventate 330. Questo forse è un esempio che vi dà l'idea di qual è il problema che abbiamo davanti. Cioè il problema che abbiamo davanti è che o mettiamo mano con coraggio alla governance complessiva di questo strumento, stiamo parlando di 100 miliardi per i prossimi 7 anni, è non poca cosa per un paese come il nostro, 100 miliardi, oppure siamo già sulla strada a un anno da quando è partito il nuovo ciclo, pochissimo è stato fatto, non c'è coordinamento
tra i piani operativi regionali, ognuno va per i fatti suoi. L'Unione Europea accetta che il piano della Sicilia venga discusso in isolamento rispetto agli altri piani, non c'è una strategia nazionale. Il tentativo che avevamo fatto nell'accordo di partenariato di legare i piani operativi a una visione complessiva, di farli lavorare insieme, ora vedremo i governatori del sud che cosa faranno, che dicono che siccome sono dello stesso partito, vi voglio vedere però, riusciranno a fare delle cose. Io temo che, ritorniamo al punto su cui ho insistito, i costi politici e i tempi di un intervento sull'assetto istituzionale. Se anche questo governo non ha la forza politica, e temo che non ce l'abbia rispetto ai vari Emiliano, Crocetta, De Luca, eccetera, di intervenire su questo, al limite rimettendo in discussione, è difficile, ma oggi con l'Unione Europea su questo bisognerebbe fare, dire, signori, un momento, ritiriamo tutti questi piani che sono presentati, che sono pezzi di carta che non porteranno a nulla, e rifacciamo una strategia nazionale seria su pochi obiettivi, 3 o 4, con non più di 40 azioni. Lo farà questo governo? Potrà farlo? Non lo so. Se non lo farà, la mia esperienza mi porta a pensare che un nuovo ciclo ricalcherà la strada degli altri. Grazie molto. Bene, grazie professor Virginia. Il nostro punto è pronto, incontro scendendo.